Buongiorno a tutti. Mi scuso per essere arrivato in ritardo e quindi non aver potuto assistere a tutte le comunicazioni. Ringrazio innanzitutto il Presidente De Bernardinis e il Direttore La Porta per aver invitato il Presidente, per aver invitato il CNR a questo tavolo. E come diceva Chicco, io vi porto il saluto di Gino Nicolais, nostro presidente, che si rammaricava di non poter partecipare anche di persona in quanto già preso in un consiglio di amministrazione dell'ente e quindi non poteva proprio assentarsi. La nostra presenza, come ha ben detto il presidente De Bernardinis, manifesta sostanzialmente un sistema italiano della ricerca e della protezione ambientale che sta dialogando fortemente, che è estremamente connesso e che assolutamente lavora insieme su una serie di campi e di settori. ISPRA e CNR lavorano insieme, così come tutti gli altri enti vigilati dal MIUR. C'è una conferenza dei presidenti alla quale in genere partecipa appunto il mio presidente Nicolais, oltre a De Bernardinis, che lavora in maniera molto coerente, sta cercando di fare quello che il Paese oggi ci chiede, cioè di essere efficaci, coordinati e di non disperdere risorse che ovviamente i taxpayer, cioè i nostri cittadini che pagano le tasse, vogliono che questi finanziamenti vadano assolutamente a buon fine. Il sistema della protezione ambientale italiano l'ha illustrato De Bernardinis, perché non l'ho sentito ma l'ho letto in precedenza e so bene che cosa, diciamo, di che cosa andiamo a parlare. È uno degli aspetti più importanti che sono a cuore della popolazione. Abbiamo visto, io ho seguito anche se nell'ultima parte, questi sondaggi evidenziano quanto i nostri cittadini abbiano a cuore comunque la salute dell'ambiente e la salute ovviamente umana. Su questo aspetto noi dobbiamo fare molto e credo che dobbiamo essere estremamente efficaci proprio nel mettere a sistema tutto quello che il Paese e quegli enti fanno per questo settore. Il CNR, soprattutto con il Dipartimento che io rappresento, che è il Dipartimento Ambiente, Scienze del Sistema Terra e Tecnologie Ambientali del CNR, si occupa di ambiente a 360 gradi, in quanto è un dipartimento che si occupa di atmosfera, di inquinamento, di mare, di ecosistemi terrestri, di biodiversità, di recupero di siti inquinati e quindi disinquinamento sia di acque che di suoli. Non mi dilungo oltre perché, come capirete, è estremamente multidisciplinare e in questo tipo di attività noi lavoriamo in maniera estremamente coordinata con molti enti, ma soprattutto con ISPRA. Io personalmente, e Chicco lo sa, sostanzialmente sono stato spesso a discutere, perché a volte noi vigilati da enti diversi, da ministeri diversi, scusate, enti vigilati da ministeri diversi, troviamo difficoltà addirittura a cercare di coordinarci fin dall'inizio. Io sono stato sempre dell'avviso che il ragionamento non si può confinare dentro l'ambito di controllo di un ministero, ma bisogna spaziare in tutto il Paese. Quindi sulle varie tematiche ISPRA, che è direttamente sotto il Ministero dell'Ambiente, il CNR sotto il Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica, devono assolutamente lavorare insieme, e questo lo facciamo per esempio nella strategia marina, dove ISPRA da capofila determina alcune scelte, il CNR e il sistema universitario mettono a disposizione tutte quelle che sono le conoscenze scientifiche dei nostri istituti, quelle conoscenze che non richiedono nemmeno di essere in qualche modo finanziate, perché ci sono determinate attività scientifiche che noi già portiamo avanti, per esempio il monitoraggio del mare, il sistema di monitoraggi e di boe sottomarine e marine di piattaforme, che continuamente acquisiscono dati e ci dicono qual è lo stato della salute del mare. A fianco a questo poi ovviamente si deve investire per implementare, per migliorare questo tipo di attività. Io credo che questo tipo di sinergia sia una sinergia che è assolutamente utile al Paese, la sinergia tra il CNR, cioè tra il sistema della ricerca scientifica e quello del monitoraggio ambientale e della protezione ambientale, perché è il Paese che ce lo chiede, soprattutto in un momento come questo in cui abbiamo una crisi molto forte, dobbiamo in qualche modo rilanciare l'industria, però l'industria deve in qualche modo essere connessa e coerente con l'ambiente che ci circonda. Tutti ovviamente sono molto coscienti del fatto che l'ambiente subisce problemi
problemi di carattere globale e quelli di carattere locale. Noi dobbiamo lavorare per cercare di assicurare ai nostri cittadini e all'ambiente in generale la salute ambientale e la salute umana. Su questo, per esempio, noi stiamo molto lavorando anche in connessione con l'Istituto Superiore di Sanità, per esempio, e non solo, con i nostri istituti del CNR, per studiare tutte le problematiche ambientali che poi hanno un riverbero immediato sulla salute umana. Parliamo di casi importanti, parliamo di Taranto, parliamo di Terra dei Fuochi. Su questo stiamo lavorando molto intensamente, ma non soltanto con indagini epidemiologiche che spesso possono essere in qualche modo anche aberranti, nel senso che possono portare a risultati non attesi o a risultati che possono essere in qualche modo fuorviati. Noi dobbiamo associare il rigore scientifico alla conoscenza e all'intervento di carattere ambientale. Questo è quello che facciamo tutti, facciamo molto. Poi ovviamente quello che si accennava e che veniva detto anche dal direttore Laporta sulla divulgazione ci trovo assolutamente d'accordo. Io devo dire che anche gli enti di ricerca per tanto tempo forse hanno peccato nel paese, e nel paese non c'è una coscienza così diffusa, per esempio, di quello che è l'importanza della ricerca scientifica, fatta eccezione per alcuni settori molto specifici, e questo non è un problema, diciamo, del paese, è un problema anche nostro, un problema degli enti di ricerca, un problema di chi in qualche modo in prima fila ha fatto ricerca scientifica e l'ha divulgata semplicemente agli addetti ai lavori, magari sulle riviste specializzate, ignorando per molto tempo quello che è l'opinione pubblica. Io credo che questo, soprattutto sull'ambiente, sia fondamentale invece divulgare e divulgare in maniera coerente e rigorosa allo stesso tempo, perché noi dobbiamo usare un linguaggio semplice che sia comprensibile da tutti, dai bambini delle elementari fino anche ai corsi universitari, ma dobbiamo dire come stanno esattamente le cose, evitando soprattutto di fare quegli errori che molto spesso si vedono da colleghi ricercatori, dai media e da altro, cioè di chi esaspera determinati discorsi, vuoi dal cambiamento climatico, vuoi dagli effetti sulla salute. Noi dobbiamo essere molto rigorosi nel dire che cos'è, cioè il cambiamento climatico che stiamo sperimentando è un cambiamento importante, mai verificatosi prima, stiamo assistendo a un quadro in cui tra pochi anni probabilmente avremo l'Artico che sarà d'estate privo di ghiaccio. E questo non è un fatto che sta lontano da noi, perché è un problema globale che avrà riflessi importantissimi su tutto il mondo civile, quindi anche sull'Europa e anche sull'Italia. Abbiamo dei problemi acuti di inquinamento atmosferico, di inquinamento di suoli, di terreni, su questi stiamo lavorando, noi facciamo la nostra parte e devo dire che ISPRA ci accompagna sempre, proprio perché abbiamo ruoli e compiti diversi. Noi facciamo ricerca, ISPRA controlla quello che noi facciamo. Abbiamo risolto insieme e stiamo risolvendo problemi del paese, problemi in cui c'è la magistratura che ha dovuto in qualche modo sequestrare delle cose, sequestrare cantieri o sequestrare industrie, e noi insieme stiamo cercando di studiare quali sono gli aspetti che vanno e gli interventi che devono essere fatti, e giustamente ISPRA come organo di controllo mantiene questo suo compito, insieme con una perfetta sinergia ma con una perfetta distinzione dei ruoli riusciamo effettivamente, credo, insieme a rendere un servizio al paese. Ora, su questo tanto più noi saremo preparati, tanto più avremo affermazione nel paese, tanto più sapremo mantenerci in collaborazione, in coesione, ma sempre distinti nei ruoli che portiamo avanti. Io credo che questo sia il sistema di protezione ambientale che diciamo, la moderna civiltà, non solo il paese Italia, l'Europa stessa ci chiede, e quindi su questo dobbiamo lavorare in maniera sempre più coerente, coscienti del fatto che le risorse sono limitate, ma che probabilmente dovremmo anche chiedere al paese, prima o poi, quando usciremo dalla crisi, un sacrificio, perché su queste tematiche non bisogna considerare che quando investiamo abbiamo dei costi che vanno persi, ma sono investimenti per il futuro, investimenti che portano allo sviluppo del paese e possono creare enormemente economia, anche perché l'ambiente viene considerato oggi l'economia del futuro, la green economy, e quindi investire sull'ambiente ha un sicuro ritorno economico come posti di lavoro, come occupazione, come aumento della produttività interna sia italiana che europea, ed è su questo che per esempio i nuovi programmi quadro stanno molto molto investendo, perché l'ambiente, anche se non ha, e qualcuno lo lamenta, un suo settore specifico
nuova programmazione di Horizon 2020, la programmazione di Orizzonte 2020, di fatto l'ambiente permea tutto il programma quadro, perché tutte le tematiche che vengono trattate devono essere poi filtrate sulla compatibilità ambientale, sulla sostenibilità, per preservare quello che è il nostro ambiente e, se possibile, per cercare di mitigare quelli che sono i danni che sono già stati fatti. Io non mi dilungo più di tanto, credo di aver detto alcune cose che il CNR fa, ma non soltanto da solo, perché lo fa sempre in un sistema connesso insieme a tutti gli altri, e soprattutto a Chicco De Bernardini e all'ISPRA, che sono, diciamo, un punto importante del nostro sistema nazionale ambientale. Grazie. Grazie. Grazie Enrico. Credo che così, forse sarebbe bene annunciare anche l'area espositiva, non dopo... Grazie anche da parte mia all'amico collega Enrico Brugnoli. E ovviamente non c'è solo quest'aula, abbiamo voluto insieme organizzare ai colleghi delle agenzie un'area espositiva che si trova alla destra rispetto all'entrata qui in Biblioteca Nazionale, a cui è possibile evidentemente accedere. Quasi tutte le agenzie regionali e ovviamente l'ISPRA hanno voluto in qualche modo cogliere questa occasione per diffondere ed esporre i prodotti, i propri prodotti di sistema, ovviamente di carattere tecnico-scientifico. Io direi che la sessione mattutina volge al termine, sono molto contento che volga al termine in perfetto orario, anzi direi prima del previsto. Non anticiperei ulteriormente le relazioni del pomeriggio, perché poi abbiamo un dibattito e quindi secondo me è bene che siano esposte in maniera conseguenziale. Approfitterei però di questo quarto d'ora che abbiamo ancora per chiedere se ci sono già delle domande, perché a questo punto possiamo, se ci fossero degli interventi da parte di chi è in sala. Ovviamente sia il dibattito di adesso sia quello di oggi pomeriggio si svolgerà in un modo seguendo le regole della Camera dei Deputati: chi fa la domanda ha 3 minuti di tempo per fare la domanda e chi risponde ne ha altrettanti, altrimenti andiamo lunghi. Qualora non ci fossero, vi ricordo l'appuntamento a seguire della firma del protocollo d'intesa delle ARPA del bacino padano sulla formazione interagenziale. Alle 13 ci sarà una piccola colazione che abbiamo voluto offrire nella sala adiacente allo spazio espositivo, quindi dovete necessariamente, l'abbiamo fatto anche apposta, così attraversate e vedete lo spazio espositivo, e alla fine c'è una piccola sala dove sarà servita una colazione. Ci rivediamo qui alle 14, visto che chiudiamo in anticipo, l'orario di ripresa lavori sarà assolutamente categoricamente alle 14, in modo che finiremo senz'altro per le 16:30, massimo 17 come stabilito, anche perché giustamente i colleghi poi della biblioteca hanno la necessità di sistemare le sale prima dell'orario di chiusura per la giornata di domani, prima dell'orario di chiusura della biblioteca stessa, che è previsto alle 18. Permettetemi a questo punto di ringraziare, i ringraziamenti sono tanti e quindi li diluisco un po', i vari comitati che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa: il comitato di presidenza, il comitato direttivo di cui ho avuto il piacere di fare parte, il comitato tecnico-scientifico, il settore organizzazione e comunicazione e la parte ufficio stampa. Domani poi proseguiremo, anche per non tediare tutti all'ultimo minuto. Allora, direi che se ci fossero delle domande, se qualcuno si vuole fare qualche domanda al Presidente, al Senato, ovviamente a noi tutti qui presenti, vedo mani basse, vuol dire che è stato tutto molto chiaro, e allora direi, no, benissimo, allora direi di sospendere la sessione mattutina. E invito i colleghi che devono firmare il protocollo a seguirci nella saletta, visitate la sala espositiva, alle 13 la colazione, alle 14 ci ritroviamo qui. Grazie.